Amici di Idea Plus, buonasera, ben ritrovati. Anche oggi, giustamente, ci fa piacere, in un momento così particolare, così difficile, così complesso, ci piace parlare di giovani, ci piace parlare di chi sta facendo qualcosa di importante e soprattutto lo sta facendo all'interno del nostro territorio, in ambito sportivo. Ne parliamo adesso tra poco con due ragazzi, uno di Chianciano e una ragazza di Sartiano, che stanno conseguendo dei risultati molto, molto importanti nella vela. Approfondiremo questo discorso perché tra pochi mesi, a metà luglio esattamente, il fanciullo che vedete accanto a me, che è già un atleta blasonato nel suo settore, parteciperà alla Coppa del Mondo, al Mondiale di Open Skift, che adesso ci racconterà bene che cos'è, e appunto rappresentando l'Italia in una competizione iridata. Innanzitutto io do il benvenuto a Niccolò Buonasera. Gemarelli. Ciao Buonasera. Niccolò, grazie di essere con noi. Niente. Senti, allora, parliamo subito di questa qualificazione al mondiale che è arrivata da poche settimane, insomma. Sei Sì. giovanissimo, prima presentiamoci, 13 anni, giusto? Ho Sei 13 anni, sì. classe 2007 7, e sei di Chianciano 2007. Terme, giusto? Sì. Frequento la terza media. Terza media, quindi quest'anno abbiamo anche Ho anche gli l'esame, esami, sì. tra le altre cose, esame per Sì. esame, uno più uno meno. Senti Nicolò, allora, ci siamo qualificati per questo mondiale di Open Skift, che è vela. Che Allora, cos'è sì. l'Open Skift innanzitutto? L'open skiff è questa barca, diciamo, molto instabile perché è come una tavola da surf, però va molto veloce, va veloce, è bella, molto bella perché prima eravamo nell'optimist e diciamo così, mi ero anche un po' annoiato dell'optimist dopo tanto tempo, ora con questa barca sono molto più motivato ad andare avanti. Quindi, allora, il mondiale si svolgerà in Sardegna. Come ti sei qualificato a questa manifestazione? Ecco, no, volevo precisare, diciamo che non mi sono qualificato, ecco, mi sono iscritto perché a causa di questo Covid le qualificazioni non sono state potute fare e quindi era open e tutti i ragazzi si potevano qualificare. Quando avrà luogo? In Sardegna a metà A luglio, Calasetta, giusto? sì, Calasetta. Senti, ma la cosa più importante, prima di questo, che è una grande passione, adesso ci racconterai anche com'è nata e quant'altro, però viene la scuola, perché quello è Sì, basilare, lo sì. sai, e ovviamente, Mattia, sei giovanissimo, però mi sembra che hai la testa sulle spalle. Va bene a scuola, sì, questa è la cosa più Sì, importante, tutto. vado, diciamo bene, così, ho la media dell'8 più o Ah, meno. benissimo, alla grande, insomma. Quanto è difficile combinare le due cose? Perché ovviamente fare uno sport come stai facendo tu a livello così importante necessariamente richiede tempo oltre che passione e dedizione. Quindi combinare scuola la mattina e mi dicevi a telecamere spente almeno 3 volte a settimana Sì, gli allenamenti il pomeriggio, giusto? che durano più o meno tra le 3 ore e 4, quindi dalle 2 alle 7 più o meno, se si rientra qua a Chianciano perché sono le 7, 7 e mezzo. Sia d'estate che d'inverno questo, cioè col freddo, col caldo, col sole, Sì, con la pioggia non sì, cambia niente, si fa, sì, sì. l'orario è quello. Vogliamo dire dove ti alleni e per quale squadra? Mi alleno a Castiglion del Lago, in Umbria, e, cioè, mi alleno con la squadra del Circolo Velico Castiglionese. Senti, ma come nasce questa passione? Perché ora un po' tutti, io quando avevo la tua età, c'erano tutti malati di calcio, c'era chi sdirazzava il basket, se vogliamo, il nuoto, perché storicamente fa bene alle spalle, alle gambe, un po' tutto quanto. La vela, come nasce come passione, Nicolò? Con mio nonno e mio babbo, che loro praticavano vela e mi hanno insegnato prima di tutto a andare che avevamo una barca un po' molto tempo fa, avevamo una barca a vela grande e ci si facevano queste girate così e mi è piaciuto da subito. E anche con mia sorella gli hanno insegnato prima a lei che poi l'hanno passata a me. Quando nasce questa passione, mi dicevi, è già da quando hai 7 Da anni, quando avevo quindi 7 già anni, sì. 6-7 anni che fai questa Sì, cosa, ora già. ho 13 anni, tra un po' faccio, sì, 7 anni che faccio vela. È un bel po', insomma, assolutamente. Senti, cosa cambia? Raccontaci un po', che siamo anche curiosi, perché poi siamo anche profani, noi seguiamo Luna Rossa quando capita, no? L'Alessandra Senzini, che ne parlavamo prima, comunque è forse l'atleta di riferimento per quello che riguarda Sì, questo sport. sì, Ti ha premiato lei una manifestazione, sì. vero? Insomma, una bella soddisfazione, no? Sì. Sono questi personaggi iconici. Però cosa cambia tipo dal lago al mare? Tu fai tutte e due, per esempio? No, allora, noi ci alleniamo principalmente al lago, ecco, cambiano molte cose, l'onda, le, il, come si chiama? Oddio,
Il vento, immagino, le Il condizioni vento anche sì. atmosferiche, no? Sì, e la corrente, ecco, cambia molto la corrente perché al lago non c'è corrente, ecco. E quindi sì, cambiano molte cose. Quale è che preferisci? Beh, sicuramente diciamo così, tutte e due. Mi piace andare sia nel mare che nel lago. Quindi non hai una preferenza, non è No, che dici no, ok. no. Senti, quali rischi ci sono nel fare questo sport? Nel senso che ovviamente ti prenderai l'acqua, il freddo, come tutti gli sport Sì, all'aperto, ma questo va sì. bene, se uno ha paura di questo non deve fare sport, siamo Sì. d'accordo. Però ci sono altri rischi a cui vai incontro, a cui devi avere particolare attenzione, oppure diciamo di no? Beh, il boma, diciamo, che ti viene a, cioè, se non vai bene, diciamo, quando viri o quando strambi, cambi direzione, ti può venire in testa e fa anche molto male. Immagino. Senti, per quello che riguarda l'attrezzatura, perché ovviamente questo è uno sport un po' più di nicchia, no? Nel Sì, senso si può dire rispetto appunto al calcio, al basket, al nuoto, alla pallavolo, a tutte le altre cose, al tennis stesso, anche gli individuali in questa maniera. Che attrezzatura hai bisogno per competere, per allenarti, per andare a Castiglione del Lago a fare la tua attività? Beh, sicuramente la barca, ci Ovviamente. vuole una barca, poi il salvagente che è obbligatorio per tutti, e poi niente, basta, un po' Tute questo. speciali, qualche cosa di. Ma sì, la muta che si può trovare alla Decathlon, qualsiasi, Niente di sì. No, particolare. lo spray top che ti para un po' il vento, l'acqua, un po' tutto, ecco, sì. E gli scarponcini. Quelli ci vogliono. Sì, d'estate Quelli ci vogliono. non li mettiamo, però d'inverno. Senti, quindi qui ora c'è questo mondiale, nel caso in cui andasse. Innanzitutto quanti siete? Poi sappiamo già dei numeri, chi sono i favoriti, non lo so, i francesi piuttosto che un'altra popolazione che è vicina al mare o qualcuno che viene da posti più esotici, non lo so, la butto là, dall'emisfero Australia, quindi la Nuova Zelanda piuttosto che paesi sudamericani, sai già qualcosa? No, ai mondiali ora mi sa che siamo iscritti sui circa 300-200 iscritti, ecco, di tutti gli stati, siamo anche in Brasile, ci sono alcuni della Polonia, e, sì, dall'America e anche dalla Nuova Zelanda. Storicamente più forti quelli da prendere, i brasiliani del calcio per farci un esempio terra terra, ecco quali sono? Boh, forse la Nuova Zelanda, con Loro, questo fatto che la Luna Rossa contro Nuova Zelanda. eh? Ma loro sono abituati, stanno sulla barca a vela, no? Sì. Ecco, Come noi con il pallone e con la carbonara sempre. sì. Senti, quando ti alleni fai un'alimentazione particolare oppure ci stai attento, ti viene richiesto qualcosa, comunque andare in acqua, comunque essere esposto a temperature rigide d'inverno e particolarmente calde, esposto al sole d'estate, devi stare particolarmente attento o sei relativamente libero? No, diciamo così, libero, a parte quella colazione, non ci fa bere il latte perché sennò dopo in mare con le onde ci potrebbe venire da vomitare e quindi no, Niente niente, di. a parte qualche barretta, diciamo, energetica durante le regate si mangiano per darci energia. Sì. Una rossa l'hai guardata? Che impressione ti ha fatto a te che sei del settore? Che ci devi spiegare tu come funziona? Perché per noi profani anche lì sembrava che volasse quasi invece che Sì, andasse, no? Dà questa impressione. superava anche la velocità del vento, supera la velocità del vento, quella diciamo così non è tanta vela, è più non è vela perché non ha molte bolina, cioè fa bolina lasco poppa, però è monotona diciamo, ecco, sì, la vela non si muove tanto, poi le onde non le prende, quindi non lo so, a me mi ha dato un po' un'impressione strana più che altro, mi piacevano più le barche, quelle normali, diciamo. Qual è il tuo sogno? Fare come Soldini, il giro del mondo in solitario, diventare un campione olimpico, potendo immaginare, potendo sognare, perché no? Volevo dire, comunque sei ai 13 anni, stai partecipando a un mondiale, quindi è giusto anche prendere in considerazione il futuro, insomma. Sì, beh, sicuramente mi piacerebbe diventare un campione. Però mi piacerebbe entrare anche nella Marina Militare oppure rimanere sempre nel campo della vela o del mare. Quanto è faticoso con la scuola, cioè mattina, pomeriggio, tutti i giorni, insomma, devi fare qualche sacrificio, immagino, insomma, qualche uscita con gli amici, Sì. piuttosto che rinunciare magari a determinate cose, tutto non si può avere, è normale, ma questo a qualsiasi età, preparati. Però ecco,
fai molta fatica in questo oppure riesci a combinare bene, ecco, riesci a fare più o meno quello che vorresti fare? No, avendo gli allenamenti 3 volte a settimana devo rinunciare ad andare con gli amici, queste 3 volte a settimana, e poi sono anche, diciamo così, i giorni che ci vorrebbero andare di più quando sono a vela. E poi la scuola, sì, è abbastanza un sacrificio, però per ora ci riesco bene. Ora non so le superiori, però per ora sta andando bene, C'è tempo anche per una fidanzatina, fidanzato, ecco. oppure Non lo ancora so, no, vediamo. no. La sfera sentimentale la teniamo lì. Senti, Nicola, raccontami anche un attimo del periodo Covid. Voi siete comunque sempre allenati perché eravate individuali, perché eravate tesserati CONI, quindi sport, come si dice, di rilevanza nazionale. Quindi sotto quell'aspetto non ne hai risentito più di tanto. Però in generale, come l'hai vissuto questo periodo così difficile? Sicuramente mi è mancata molto la barca, più che altro il momento in cui siamo risaliti, che è stato bello perché da tanto che non ci andavo, e poi con la barca nuova ha cambiato completamente tutto. Quindi, cioè, mi è piaciuto molto più che altro il momento in cui sono salito nella mia barca, potevo dire, e è stato bello. Con i tuoi amici vi confrontate, perché immagino tanti parleranno del Milan, dell'Inter, della Juventus e via dicendo, e comunque ti fanno il tifo, immagino sono dalla tua parte quando ora gareggerai o quando hai gareggiato, oppure sei, tra virgolette, un po' più emarginato perché non sei in quel target, diciamo, no, di persone che poi vivono la quotidianità degli sport di massa, ecco, delle attività normali che se ne parlano ai bar quando hanno aperto. No, oddio, diciamo così, emarginato non lo sono, perché comunque anche se parlano di calcio, gli dico direttamente, guarda, a me non mi piace non parlare di calcio perché tanto non so niente. Però comunque niente, non, diciamo, il tifo non me lo fanno tanto, cioè me lo fanno, però non sono coinvolti nello sport della vela, ecco, non sono interessati molto, non Sei sono molto. scaramantico? Sei scaramantico quando vai a fare le gare o quando hai un rito tuo, non lo so, una cosa che senza starla a dire, perché io su questo sono assolutamente rispettoso a prescindere dall'età, un qualcosa che ti porta quella positività o che pensi che ti possa essere d'aiuto quando vai a gareggiare? No, scherzare, Scherzare. scherzare, sì. Diciamo, ecco, non avere l'ansia di quello che succede, tanto quello che succede, succede, non ci si può fare niente, però scherzare, ridere e andare. Tuo allenatore come si chiama? Lo vogliamo ricordare? Andrea Ceccarelli, È di Castiglione del Lago, Castiglione del immagino. Lago, sì. Anche lui è un ex velista, Sì, ha no? fatto windsurf, ha fatto kitesurf, poi vela. Sì, lui è bravo. Quindi ipoteticamente, quando torneremo a una condizione assolutamente normale, che tutti viaggeranno senza problemi, speriamo il prima possibile, anche già quest'estate. Te a tempo libero, vai con la tua barchetta, prendi, vai a fare una giratina, no? Al largo dove sei, tanto sei assolutamente capace. Sì. Questo ci vogliono dei brevetti, dei patentini, non lo so. Io volessi andare in barca a vela, vado in Sardegna in vacanza, voglio andare in barca a vela, al di là del saper fare o no, però ci vogliono delle regole prestabilite, tipo volgarmente quando uno va a pesca o caccia, oppure puoi andare tranquillamente. No, per andare in barca dipende ovviamente con quale barca ci vai, perché se ci vai con un motoscafo devi avere la patente nautica, anche con la barca a vela devi avere la patente nautica, però no, cioè non devi avere una patente, diciamo, ecco, Non una hai sì. richiesto. Senti, nel caso in cui andasse bene in Sardegna, quali sono i premi? Coppe, coppette, oltre a un curriculum da poter scrivere, insomma, che uno ha ottenuto un determinato risultato. Ci sono dei premi anche economici? Non lo so come funziona. Delle borse di studio tramutate in sport? Sapete niente sotto questo punto di No, vista? No. no, non ci sono premi in denaro. Ti daranno una coppa, quello sì, però premi in denaro no, non ci saranno borse di studio, niente, diciamo. Senti, potrebbe essere un'attività di vita come il lavoro, cioè, quindi unire, che sarebbe la cosa più bella del mondo quando uno riesce a fare della sua passione un lavoro, no? Perché vuol dire che ci mette il top, il massimo assolutamente, a prescindere dai grandi personaggi che abbiamo detto, Alessandra Senzini, Soldini e via dicendo, chi partecipa nell'equipaggio di Luna Rossa, credi che possa avere degli sbocchi occupazionali questa cosa che stai facendo Sì, un domani? più che, cioè, anche entrare in Luna Rossa, ad esempio, o fare l'allenatore,
Sì, rimani sempre nel campo della vela, alleni i ragazzi che poi diventeranno, diciamo così, se li alleni bene diventeranno campioni e quindi avrai anche la soddisfazione di averli allenati te. Senti, vogliamo ringraziare anche i genitori, i parenti, chi ti sta dietro, chi ti aiuta, chi ti porta, perché ancora non sei automunito, quindi No. ogni volta arrivare a Castiglione dell'Agora, a Chianciano, comunque è un discorso che ci vuole un'organizzazione, ci Sì. vuole anche una spesa, seppur piccola, volevo Sì. dire, quindi è giusto, io penso che in questa fase avere la famiglia dietro, persone che comunque riescono a darti quell'equilibrio, oltre che mentale, se così lo possiamo definire, anche prettamente fisico per quello che riguarda appunto questa attività, credo che sia giusto. Gli allenamenti chi ti porta di Allora, solito? no, gli allenamenti ringrazio mia mamma che mi porta lei e sono organizzate con un'altra mamma, con la mamma della Mavie, che ci si accompagna ogni tanto insieme, che almeno, diciamo così, si spreca carburante, queste Certo. cose. Certo, è giusto, no, è giusto, si può ottimizzare, perché non farlo, Sì. assolutamente. Anche perché, ricordiamo Niccolò, voi siete tutte le spese le fronteggiate voi direttamente, non è che avete dietro un'associazione, No. cioè le gare a cui va in Sardegna, andrete a spese vostre, detta così. Sì, Quindi ecco, sì, anzi, se ci fosse qualcuno che volesse contribuire per avvicinare magari un qualsiasi brand al tuo nome, visto che comunque sei un ragazzo giovane di Chianciano, mi si dice sempre che bisogna avere la speranza, che bisogna mettere i ragazzi in una situazione tale che possano rendere al meglio, insomma, io sono lo libera prendiamo, di insomma, sponsor, a eh? voglia. Sono anche, cioè, sarei contento ad avere uno sponsor. È che è una disciplina dove, a parte gli altissimi livelli, mi sa che non ci sono così tanti giri economici, no? Se d'accordo. Cioè è difficile in generale, l'abbiamo visto anche quello che è successo col calcio nelle settimane passate, che poi sono tutti indebitati, però è un prodotto anche difficile da vendere forse televisivamente, perché è un po' di nicchia, appunto ci vuole chi lo pratica o chi è Sì. Non appassionato, perché sennò posso guardarlo, però. sai cosa fare, no? Ecco. Sì. Quanti siete in Italia che fate questa cosa come attività, lo sai? No. Più o meno, allora, ai mondiali siamo non cioè, ai mondiali di italiani ci sono un pochini, ma no, precisamente non so il numero, però ci sono da tutta Italia, ecco, sì. Essendo open, chi voleva andarci e chi, diciamo così, ecco, se lo meritava, i genitori hanno accettato di farli andare e anche il circolo che se lo poteva, diciamo così, ecco, permettersi la trasferta, tutte queste cose. Sei teso a pensarci o sei tranquillo, anzi non vedi l'ora perché è una cosa che ti piace, che sensazione provo, un po' come penso, forse magari sia anche legittimo. Sicuramente non vedo l'ora di andare a questi mondiali, non essendo mai andato ai mondiali, non so come andrà e quindi ce l'ho un po' d'ansia di come Di come va. può andare, però in ogni caso è un'esperienza, quindi Sì, cioè, si va tranquilli, cioè, si va sì, per divertirsi, verranno le mamme, i genitori che magari in una pausa prenderanno anche il sole e mangeranno anche sì. il pesce, ma è legittimo, credo, assolutamente giusto e comprensibile, però ecco, tanto si fa questa esperienza, poi Sì. vediamo un po'. Dopo di questo poi ti libero, Niccolò, perché sei stato bravissimo, insomma, così giovane, anche questo io penso vada ricordato, comunque. Seppur in una emittente regionale, non siamo su Sky Sport o la TG5, però comunque essere in televisione, io vedere il ragazzo così tranquillo a 13 anni, credo che sia una cosa assolutamente positiva. Mi dici che rapporto hai anche con Mavi, che così la inoltriamo, che adesso parliamo anche con lei, che è la tua compagna, amica, Sì, e siamo una squadra. siamo una Sì. squadra, è bello, siamo una squadra, è bello, andate d'accordo, sì. Discutete Sì, molto. in maniera, come si dice, produttiva, propositiva, perché dici, ah, lì se avessi fatto questa cosa, Sì, avessi virato prima, vi ogni confrontate su tanto sì. Sì, ogni allenamento ci confrontiamo, anche con l'altra nostra amica ci confrontiamo. Vogliamo ricordare anche il nome dell'altra ragazza, Sì, dell'altra Vittoria persona. Ferrettini. E lei è di? È di Tuorro, che sì, vicino a Perugia. Di Tuoro. Senti Niccolò, io ti faccio anche gli in bocca al lupo anche a livello mio Grazie. personale e poi magari dopo a cose fatte in estate, insomma,
Se vuoi tornare a trovarci, a prescindere da come vada il risultato, perché a noi ci fa piacere, sei di Chianciano, sei ragazzo, mi sembra assolutamente in gamba e sveglio. Ci viene a raccontare com'è stata questa impressione del mondiale, perché ma, io non l'ho mai fatto un mondiale di qualsiasi cosa, quindi a me quando mi raccontano esperienze di vita, poi ragazzo così giovane, penso che sia assolutamente una cosa buona. Se ti va, noi ti aspettiamo, ci vieni a dire Vabbè. com'è andata, se poi Sì. porti a casa una coppetta la mettiamo qui nel mezzo e ci fa ancora più Non piacere. so come andrà, speriamo Però bene, sì. Nicolò, in bocca al lupo, mi raccomando, continua Grazie. così, tanti allenamenti, passione ed dedizione, ma tanto quello lo sai, Sì, ci sì. vuole per qualsiasi cosa, niente è facile, però No. insomma mi sembra che sai quello che vuoi. Mi raccomando, aspettiamo allora Mavi, così sentiamo anche che ci dice la tua compagna. E Va bene, grazie. nel frattempo, mentre facciamo il cambio di ospite, si sta accomodando anche l'altra nostra giovane atleta che appunto parteciperà al Mondiale in Sardegna nel prossimo luglio. Vediamo questa piccola clip appunto con i nostri piccoli campioncini. Dopo Niccolò abbiamo anche Mavi Ceccarelli che, come l'ha definita appunto il nostro piccolo atleta, il nostro piccolo campioncino, è la sua amica, la sua compagna e colei il quale fa squadra. Ciao Mavi, innanzitutto ben arrivata. Senti, Ciao. abbiamo già parlato un po' con Niccolò, insomma, di questa bellissima avventura che andrete a intraprendere a breve e ti chiedo innanzitutto, che sensazioni ti dà pensare che tra qualche mese, tra qualche settimana parteciperai a un mondiale? Perché già dirlo è una cosa che fa effetto, insomma, no? Beh, sì, è assolutamente eccitante, cioè è molto... Non vedo l'ora, ecco. Non vedi l'ora. Senti, allora, anche te lo vogliamo ricordare, 13 anni, sei un 2007, giusto? Sì. E sei sartianese, a differenza di Niccolò che è qua di Chianciano. Quindi frequenti la terza media anche te nel comune appunto di Sartiano. Sei pronta per l'esame, innanzitutto? L'esame di terza Sì. media. Sì, speriamo vada bene. Sei tesa? Sei un po' emozionata? Senti, Sono un po' tesa, è un passo in avanti comunque. questo te lo devo domandare, l'ho chiesto anche al tuo collega. E quanto è difficile far combaciare queste due cose? Perché, ripeto, un conto è fare un'attività normale, non lo so, andare a giocare a calcetto una volta ogni tanto, un conto è fare come fate voi 3 ore al giorno per 3-4 giorni a settimana, un allenamento importante, quindi scuola e sport a questo livello. Quanto è difficile farlo combaciare? Beh, sicuramente è difficile, però con la giusta organizzazione, si riesce a fare tutto, ecco. Si fa senza Sì. problemi, poi quando c'è la passione non c'è Sì. problema. Senti, anche nel tuo caso si parla di open skift, giusto? Sì. Vogliamo ridefinirlo anche dal tuo punto di vista, che cos'è esattamente, come vengono effettuate poi queste gare di open skift, perché sai, noi siamo tutti profani, per me è vela generico, no? Volevo dire, chiunque su questo c'è un po' di ignoranza, ma io per primo, quindi dici pure, se tu stessi spiegando che cosa stai facendo, ti dico che cosa include, che cosa comprende la tua barca e come si svolge una gara. Allora, prima di tutto l'open skiff è una barca molto dinamica, quindi richiede molto l'utilizzo del peso del corpo e una regata, è una regata di velocità, quindi c'è una partenza, un percorso da fare e un arrivo. Poi ci sono le varie penalità che ovviamente c'è il regolamento da seguire e se non si segue le regole c'è Niente la giuria penalità. Quanto appunto che... Suona la penalità. dura una gara di open skift? Da quando parti a quando arrivi, in tempistica? Può variare, però va dai 30 minuti, 40 minuti. Non è a tempo però, è a percorso, quindi uno ci può mettere mezz'ora come 35 minuti, giusto? Non è che finisce come il calcio al 90esimo, No, detta sempre no, terra-terra. no. Finisce, cioè ci dobbiamo mettere il tempo che ci mettiamo. Però c'è un limite, dopo che arriva il primo, c'è un tot di tempo in cui tu devi arrivare.
Senti, gareggerete anche a questo mondiale per età, immagino, quindi. Sì, ci sono under 17, under 13. Quindi la tua categoria è quelli sotto i minorenni sostanzialmente, Sì, dai dai 13 saranno delle più piccole, immagino. 2008 fino a chi ha 16 anni. Dal 2008 addirittura? Quindi da. Vabbè, però è un bel target, è un bel range, nel senso, cioè Sì, infatti diversa. ci saranno anche ragazzi molto più grandi di noi, Che molto più. partono anche avvantaggiati perché immagino avranno più forza per fare qualsiasi tipo di manovra, no? Sì. Ipoteticamente sì. Sì. Senti, come ti stai preparando a questo mondiale? Come richiederanno allenamenti specifici diversi dal solito? Oppure continuerai sulla falsariga di quello che poi stai facendo già da diversi anni? Beh, sicuramente punteremo più sulla tecnica di regata e ci vorrà anche un po' più di esercizio fisico, dato come ho già detto ora, che ci saranno ragazzi più grandi di noi e più preparati probabilmente. Quando ti alleni, quando vai a allenarti, abbiamo detto dura circa 3 ore il vostro allenamento, Sì. include anche corsa, anche cose aleatorie, alternative o si fa tutto e solo in acqua e con la barca? Cioè, non so, cose pesistica perché ti serve per la massa muscolare piuttosto che allungamenti specifici per le gambe perché sei più dinamica, poi dopo quando sei sopra, come funziona? Raccontaci che siamo curiosi. No, eventualmente esercizio fisico si fa a casa, perché quando arriviamo lì noi montiamo, si dice armiamo in termini tecnici, armiamo la barca e usciamo e stiamo fino a che possiamo, poi rientriamo e sistemiamo le cose e poi ce ne andiamo a casa, ecco. Ci sono delle condizioni tipo troppo vento, oggi ragazzi non si esce, cioè c'è un limite in cui dice guarda, oggi non è fattibile, noi abbiamo visto anche con una rossa delle volte in assenza di vento non hanno gareggiato e via dicendo. C'è anche alla rovescia, quando le condizioni meteo proprio non lo permettono, oppure in ogni caso trovate il modo per uscire. Allora, cioè, ovviamente il vento è fondamentale, quindi se quello non va bene, quando ovviamente c'è poco vento, non si esce perché si farà qualcosa a terra, qualcosa di magari teoria o cose così. Oppure quando c'è troppo vento, possiamo anche non uscire. Questo succedeva anche quando, specialmente quando eravamo piccoli. Cioè, ci sono dei limiti, Ci sono ecco. dei limiti comunque. Senti, ma come sei diventata appassionata di questo sport e soprattutto hai imparato tutto sul campo, diciamo, o anche a livello teorico? Quindi hai dovuto anche studiare sui libri oppure sei autodidatta e tutto quello che sai fare e che hai imparato l'hai imparato appunto con la barca a vela? Allora, la passione è nata, cioè, non so, non saprei, perché la barca a vela, la passione per la barca a vela non è spiegabile, non so dirlo, non saprei dirlo. Per quanto riguarda la teoria, quello che so l'ho imparato specialmente in acqua e anche delle spiegazioni del nostro allenatore che ci spiega tutte, non lo so, in acqua per esempio ci sono. Bisogna dare le precedenze e le varie regole da seguire, ecco. La passione te l'hanno tramandata come nel caso di Nicolò, i tuoi genitori, giusto? La famiglia Ecco, di mio papà, più la che famiglia di altro, tuo sì. padre, quindi c'è stato un qualcuno, perché per avvicinarsi a uno sport così ci vuole un qualcuno che un po' ti porta, perché non è facile facile anche solo reperire le informazioni o trovare appunto dove allenarsi, quindi c'è stata una persona che ti ha passato questa passione, questa curiosità, è giusto? Sì. Senti, invece quando sei, questo mi incuriosisce proprio anche a me a livello personale, una delle penalità più ovvie, più scontate, cioè nel senso quando fate le gare, no? Vieni penalizzata, dimmi qualche caso particolare, di cose che non si possono fare, ecco, quando stai gareggiando. Per esempio, ci sono ovviamente le precedenze, come in strada, come nella maggior parte degli sport, e in una determinata direzione devi dare la precedenza agli altri. Quindi magari tu credi di passarci in un croce, non ci passi e l'altra persona protesta, quindi poi si dovrà
decidere chi ha ragione e, ecco. Ci sono dei giudici che Sì. guardano, c'è una specie di VAR, cioè come nel calcio di replay di moviola sul campo che possono riguardare quello che è successo o è in presa diretta, quella non ha dato la precedenza, quindi penalità. E se non lo vedi lì per lì, finisce. No, allora, ci possono essere i giudici che stanno lì intorno e quindi vedono l'accaduto e decidono chi ha ragione lì subito in acqua. Invece, quando magari non c'è nessun giudice, siete solo tu e la persona che ti ha protestato, poi cioè si decide a terra, appunto. E Capito. poi chi ha torto viene squalificato dalla prova. Prima di questo mondiale in Sardegna c'è un'altra tappa all'Isola d'Elba, ho capito bene, si parlava prima a telecamere Il spente, 6 giugno, quindi quella è sì, il 6 giugno. una gara normale da calendario Sì, nazionale, una regata immagino. normale, sì. Ma c'è un ranking che dice che Mavic e Carelli è alla tal posizione in questo momento, tipo sto pensando al tennis, no? Che salgono scendono a seconda delle competizioni settimanali. Ora voi siete anche molto giovani, forse la sto anche un po' enfatizzando, però per capire chi è quelli da battere, chi è quelli un attimino che sono più su in classifica, oppure no, non esiste No, una cosa del si genere. vede alla fine chi è arrivato e basta. Senti, il tuo personaggio di riferimento è Alessandra Senzini, immagino, oppure c'è qualcun altro che noi conosciamo un pochino meno, che magari ha partecipato alle Olimpiadi. Ora lei è di Grosseto, è più vicina, ha vinto, se non sbaglio, a Sydney e Atlanta, se non mi ricordo male, quindi insomma non eri neanche nata, però ecco, nel vostro ambito penso che forse sia uno dei personaggi più altolocati o ce ne sono altri che prendi come esempio, ecco. Beh, la Senzini comunque è molto brava, è da È da seguire. seguire. Che caratteristiche ci vogliono secondo te per fare vela? Tu parlassi in questo momento con una persona con anche un tuo pari età, un più piccolino, cioè, mi piacerebbe provare, però dammi qualche consiglio. Che cosa devo o non devo fare per ottenere un minimo di risultati e divertirmi, perché poi ci deve essere anche quella componente là, immagino ovviamente. Di non fissarsi troppo, cioè se ovviamente si va lì per cercare di vincere, ma se non vinci, cioè non fa niente, Stai ecco. sereno, come si Sì, dice. alla prossima si farà meglio. Quando hai iniziato te a fare regate? A fare regate al mio terzo anno di vela. Sì, Quindi fai vela come Nicolò da 6-7 anni almeno? 5-6 anni. Quindi Io ho avete iniziato iniziato insieme? Un anno dopo di lui, Un un po' anno dopo dopo. di lui. Ti è mai venuto in questo lasso di tempo il pensiero, no, smetto, lascio, senti, non ho voglia, No, preferisco. No, mai mai. neanche un giorno, neanche quando No. pioveva. Dice, sai che c'è? Dice, oggi vado dalle amiche piuttosto che. No, No. magari subito quando ho iniziato, il tanto vento mi faceva un po' paura, ma di lasciare vela, veramente non ci ho mai pensato. Senti, per te invece quanto ti costa questo discorso vela al pomeriggio? Cioè, ci rimettono un po', non so, vedere le amiche o fare altre cose o cose di questo tipo, oppure ce la fai comunque fare un po' tutto quanto e soprattutto un fidanzatino c'è? No, no, Non quello no. c'è, non c'è, lo diciamo, E poi ok. non mi è mai pesato perché sinceramente non penso troppo a uscire e poi anche quest'anno il Covid non ha aiutato e quindi niente, vela, scuola, ogni tanto con gli amici, ma non è che... Scuola come va? Bene, bene, Mai delle lotto anche te? bene. Eh sì, 8, 9 forse, non lo Addirittura? so, forse un Qual po' è di la tua meno. materia preferita? Matematica. Ah. E dopo che cosa vorresti fare, inteso come liceo? E questa domanda mi fa senso perché io tipo ho deciso l'università il giorno prima che chiudessero le iscrizioni, cioè last minute, last second, domandare una cosa del genere a una ragazza così giovane, però mi sembra che hai molto di più la testa sulle spalle di me quando avevo la tua età, quindi te lo domando, che farai dopo l'esame di terza media come scuola superiore? Allora, io volevo fare lo scientifico. Liceo scientifico e poi pensavo di rimanere sempre nell'ambito del mare e volevo provare a fare ingegneria navale e spero di Sei già fare bene. 6 anni dopo, complimenti, questa è una cosa, no? È, a
a prescindere se magari cambierà idea, perché poi è legittimo, ci mancherebbe, perché si cambia di anno in anno, questo è in 5 anni. Però avere già una idea su quello che uno vuole fare, la percezione di quello che gli piacerebbe provare, penso che non è poco. Pensi che andando avanti sarà sempre più difficile coniugare le due cose, perché ovviamente ora studi un tot, però se l'anno prossimo vai a Montepulciano, quindi sarà più tempo, altre esperienze, altre, sei un po' preoccupato sotto questo punto di vista, o fiducioso che in qualche modo, quando uno vuole fare qualcosa, in qualche modo si organizza per farla? Sì, lo scientifico, il liceo sarà, mi aspetto che sarà molto più dura a studiare, ci vorrà più tempo, ma io spero di riuscire a continuare a fare tutto e mi organizzerò, ecco. Senti, immagino comunque già da adesso i tuoi professori, cioè se un giorno non puoi, guarda, lasciando stare questo periodo di pandemia, però in generale, la scuola in presenza, sapevano che delle volte la mavi poteva non esserci perché eri a fare delle competizioni importanti che poi ti portano appunto a fare il mondiale, quindi non è che ti rompono le scatole più di tanto, su questo sei tutelata e giustificata, cioè se non, se vai per la vela, ecco. Eh no, infatti alcune regate che sono molto lunghe ci danno proprio il foglio per giustificare l'assenza. Per esempio, quando siamo andati a Crotone alla manifestazione del CONI, ci hanno dato proprio il foglio per giustificare le assenze. Quando sei andata? Quando è stata questa competizione a Crotone? Verso settembre, ora non mi ricordo bene. Quante gare riesci a fare in un anno? Ora, ripeto, quest'anno fa tutto storia Sì, a quest'anno è sé, particolare. però in generale, in un anno sportivo, quante gare fai? Appunto, Crotone, l'Elba, il Mondiale, quante ne riesci a partecipare? Dipende, ogni anno varia, ogni anno anche noi decidiamo a quale andare, quale non andare, decidere, magari ci sono due regate negli stessi giorni a quale vai e C'è da decidiamo noi. valutare tutto, anche l'aspetto economico, immagino, perché Crotone è una trasferta che costa più non lo so, è un posto vicino che possa essere Lazio piuttosto che l'Umbria, quindi anche questo punto di vista assolutamente. Senti, che speranze hai questo mondiale? Andiamo là in Sardegna per... Non mi aspetto di vincere perché comunque ci saranno ragazzi più grandi, più bravi, però spero di andare bene per quello che posso e andiamo lì per fare il meglio che possiamo. Ho chiesto anche a Nicolò, che ha dato una risposta bellissima sul fatto che rapporto ha con te. Ti chiedo te, dal tuo punto di vista, invece, com'è il tuo rapporto con Nicolò? Nicolò ha detto siamo una squadra, penso sia la cosa più bella da dire, non c'è da aggiungere altro. Eh sì, siamo una squadra in acqua e amici a terra. Però con qualche discussione intanto ci sta, ho ragione io, qui dovevi far così, guarda che qui hai sbagliato Certo, clamorosamente, qui sei sì. stato un Sì. pollo, qui sei stato un grande. Che, come siete quando siete voi due? Vi incoraggiate oppure siete, come dire, preoccupati appunto di tenere alta l'attenzione? Quindi più che il complimento, più potevi fare meglio oppure dai, sì, comunque va bene lo stesso. Cioè la soglia di attenzione, dove la possiamo mettere? Non so se mi sono spiegato, però Sì, sì, per sì. dire, se tenete a giustificarvi se sbagliate o perché siete ambiziosi, vi piace, appunto cercate, dai, No, potevi. fra di noi comunque non c'è bisogno di giustificazione, sappiamo quello che possiamo fare, cerchiamo di migliorare ogni giorno di allenamento e ovviamente dopo magari ci scherziamo su, però ci diamo dei consigli costruttivi. Assolutamente. Senti, non ti ho chiesto, in Sardegna sarà in mare però, giusto? Sì. Quindi sarà un po' diverso rispetto al lago, su quello sei pronta, lo sai, ti stai allenando di Sì, conseguenza, la salinità rispetto alla corrente, rispetto al vento anche cambia. abbiamo fatto anche tante regate al mare. Quale preferisci di due? Mare Mare o o lago? lago? Beh, il Potendo lago. scegliere, dici oggi scelgo la barca o qui o qua, vai. Il lago comunque è dove ci alleniamo, dove stiamo la maggior parte del tempo, però il mare è più vento, più onda, e sono due esperienze diverse, sono proprio due cose diverse.
Per adesso quante gare hai partecipato? Cioè, abbiamo già qualche coppetta a casa, qualche competizione dove abbiamo riportato il souvenir, la medaglietta, qualcosa così. Allora, ancora non ho vinto nessuna gara importante, speriamo di cambiare la cosa, però ho partecipato a tante regate e ho perso anche il conto, quindi... Però insomma, sono già quant'è che fai gare almeno 3 anni, giusto? Mi sembra aver capito. Almeno 3-4 anni, sì. La prima quando è stata? Te lo ricordi? La primissima, il debutto ufficiale? È stata quando il mio terzo anno di vela. Era al mare e avevo un sacco di paura. È normale, dai. Insomma, penso sarebbe anormale se uno non l'avesse avuta, non avresti sentimenti, come si dice, insomma, com'è andata? Poteva andare meglio. Vabbè, Vabbè, per un'esperienza essere la prima. anche per il karma. Com'è la tua barca? Anche Per me oppure... com'è strutturata, com'è colorata, com'è la tua bimba, immagino la tratterai come una sorella, come una, Se non di più. se non di più, eh. È una barca, come ho detto prima, molto dinamica, molto instabile. Una cosa che ci ha colpito subito da quando abbiamo visto queste barche, sono le vele che sono trasparenti e rosse, a differenza di quelle che avevamo prima, che erano di una specie di stoffa. E sono delle barche, moderne. E che sì, quando c'è tanto vento vanno abbastanza anche veloci. C'è qualcosa, una scritta, un qualcosa di tuo, una personalizzazione che sto pensando alle fasce da capitano nel calcio, per esempio, ognuno ormai se la fa come, Sì. perché è un indumento poi personale, quindi la barca è tua, no? Nel senso ci puoi fare sostanzialmente quello che ci fa, un simbolo, un qualcosa che ti Ancora ricorda. no, perché sono nuove, quindi ancora no. Però ci stai pensando? Più che nella barca, perché comunque ingombrano quando siamo in acqua a gareggiare, però non lo so, ci devo ancora pensare. Devi pensare. Senti, ora poi ti liberiamo perché ovviamente, anzi vi ringraziamo anche del vostro tempo perché appunto sono giornate in cui vi dovevate anche allenare, però ti domando anche a te perché mi interessa sempre dal punto di vista dei ragazzi, come hai vissuto questo periodo di pandemia che purtroppo ancora non è finito e che non finirà certo domani. Sono le sensazioni di ansia piuttosto che di preoccupazione, relativamente tranquilla, passerà. Come avendo già passato un anno, scuola sì, scuola no, dad, torno, non torno, positivi, come l'hai vissuta sulla tua pelle? Beh, più che altro tra quarantene, perché c'è il positivo in classe, e hai avuto contatto con un positivo, quindi quarantena, vai a scuola, non vai a scuola, è stato un po' confusionario, però speriamo passi presto e speriamo di poter ritornare a fare le regate dove stavamo tutti attaccati e non si passava neanche fra le barche, ecco. Pensi che questa esperienza negativa del Covid-19, del coronavirus, possa lasciare degli strascichi ai ragazzi giovani come te in un futuro? Cioè passare da che ci abbracciavamo tutte le volte che volevamo, assembramenti a decine e decine di persone, a che tutte cose che si andava nel penale, no? Per dire che erano assolutamente vietate, temi che dal tuo punto di vista possano essere pericolose per il carattere, per la personalità di una persona o riusciamo a superarla? Beh, Non dare. ovviamente non ci scorderemo mai questa fase e magari siamo stati un po' tutti senza contatto fisico, lascerà un segno, ovviamente, si andrà avanti, secondo me, ma lascerà qualcosa. Però, ecco, sei stata fortunata anche te come Niccolò, Sì, sulla vostra che abbiamo il passione, permesso di andarci, perché sì. tanti chi giocava a calcio non gioca da un anno, ora inizia ora perché siamo zona gialla e con la Sì, riapertura fortunatamente sì. Però ecco perché tanti ragazzi immagino che stando fermi un anno tendono anche a disinnamorarsi, c'è anche questo rischio qua, a prescindere, cioè se uno gioca a calcio e non gioca per un anno e mezzo ci sta che non è poi così detto ovvio e scontato che rinizi, giusto? Il rischio c'è. Sì, abbastanza. Poi anche durante il lockdown io ovviamente mai pensato di lasciare, però non, più che altro non mi accorgevo che mi mancasse la vela. Mi sono accorta quanto mi mancasse la vela quando sono risalita in barca. Quando sono ritornata e ho detto come ho fatto?
Certo. Senti, come si dice, presente nel teatro si dice merda, no? Quando uno va in scena, negli attori, in bocca al lupo, in qualsiasi altro sport, auguri quelli, eh? C'è un augurio particolare tra voi veristi, magari siete una categoria a parte oppure un... Ma niente di speciale fra noi, niente di... basta lo sguardo. Basta lo sguardo, vi capite con quello. Senti, ma io ti faccio l'in bocca al lupo come a Niccolò, se ti va di tornare a trovarci in estate, insomma, tra un allenamento e un altro, tra insomma, una gara e un'altra, ci vieni a raccontare anche dal tuo punto di vista come è andata, come ti sei trovata, che se te l'aspettavi diverso, perché poi no, voglio dire, le aspettative sono sempre, molto spesso diverse sì. Quando poi tocchi con mano, e ti faccio tanti in bocca al lupo. Grazie. Ci vediamo allora la prossima volta, mi raccomando, lo vogliamo ricordare quando è la competizione dall'11 luglio, giusto? Dal 10 al 17 luglio. Ok, non ci sono gli esami, no, in quel periodo? No, saranno già passati quel periodo. Però non da tanto, cioè fate un po'... Sì, finiranno a fine giugno, quindi sì. Da una scarica di adrenalina a un'altra, sì. Praticamente. Ma in bocca al lupo, mi raccomando, forza e coraggio, eh? Siamo con voi comunque, va bene? Sì, grazie. Grazie mille a te.